Parliamo del reddito di eh, cittadinanza. Come ricorderete è stato introdotto eh, oltre tre anni e mezzo, or sono, nel gennaio del 2019 dal governo Conte I addirittura con un decreto legge, ed era un provvedimento che doveva, eh, come nei suoi obiettivi, essere una misura di contrasto alla povertà e anche un, eh, facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro e eh, l'inclusione sociale. Ricorderemo tutti l'immagine, eh, sinceramente un po' imbarazzante, dell'allora vicepremier Luigi Di Maio che sul balcone di Palazzo Chigi, stappando delle bottiglie di spumate annunciava con orgoglio e in modo assolutamente demagogico abbiamo sconfitto la povertà. Bene, andiamo a vedere se le cose sono andate in questi termini, visto che è passato un po' di tempo si può fare sicuramente un primo, un primo bilancio. Allora, innanzitutto che cos'è il reddito di cittadinanza all'italiana? In realtà è un mero ammortizzatore sociale perché riguarda soltanto le persone disoccupate, inoccupate, inattive che hanno un eh, reddito ISEE al di sotto di, una, di un certo livello come, come nucleo familiare e poi eh, non è incondizionato perché comunque sono previsti degli obblighi come ad esempio quello di eh, accettare eh, offerte di lavoro ritenute congrue. Eh, ci sono delle figure dette navigator che dovrebbero aiutare i titolari di questo reddito a reinserirsi nel mondo del lavoro, non è automatico perché sono previste comunque delle, eh, una domanda, eh, la compilazione di una domanda da parte di chi intende riceverlo. Ecco, andando a vedere eh, come è andata eh, faccio riferimento al ventunesimo rapporto annuale dell'Inps eh, quello che possiamo dire è che considerando sia il reddito di cittadinanza sia la pensione di cittadinanza nei primi 36 mese di applicazione hanno ricevuto almeno una mensilità 2,2 milioni di nuclei familiari corrispondenti a 4,8 milioni di persone. L'esborso totale per il contribuente è stato di circa 23 miliardi di euro. Per il solo reddito di cittadinanza, che costituisce comunque la voce più importante, nel mese di marzo 2022 l'importo medio mensile erogato è stato di 577 euro e ha coinvolto circa 2.700.000 persone. Il costo tendenziale di questo provvedimento, quindi, è di circa 8 miliardi di euro annui. Eh, si evidenzia anche che le famiglie interessate in realtà sono monocomponenti, quindi, sono soggetti singoli per il 41% del, dei, dei casi. Ecco, questi costi, ma quali sono stati i risultati? A ecco, fronte di costi così elevati per i contribuenti, quello che si può dire andando a vedere il rapporto annuale Istat del 2022, che la situazione non è in realtà assolutamente migliorata, perché sono in povertà assoluta nel 2021 circa 1,9 milioni di famiglie italiane, che vuol dire eh, circa 5,6 milioni di persone che corrispondono al 9,4% del, della popolazione italiana. Eh, quindi il paese rimane bloccato della verità, da decenni oramai in una situazione di mancata crescita, di produttività stagnante per vari motivi, tra cui il collasso demografico e per di più la forte ripresa dell'inflazione va a minacciare ulteriormente la capacità, il potere d'acquisto delle, delle persone, delle famiglie. Ecco quindi, al di là degli abusi del clientelismo che ci sono st stati sicuramente, quello che bisogna rilevare è che il provvedimento non ha aiutato eh, il reinserimento nel mondo del lavoro, ma anzi, paradossalmente, sono molte le imprese che non riescono a trovare personale proprio a causa della concorrenza, chiamiamola sleale, del reddito di cittadinanza, soprattutto nelle attività eh, stagionali e della ristorazione. È molto più comodo, a fronte di lavori eh, oggettivamente faticosi e anche poco retribuiti, è molto più comodo starsene a casa, percepire il reddito di cittadinanza e magari integrare questa, questa fonte di reddito con dei lavori in nero. Per di più eh, questo provvedimento è andato oggettivamente ad accrescere il divario nord-sud perché eh, se andiamo a vedere l'85% del sussidio è stato erogato a persone residenti in sole quattro regioni italiane dove svettano la eh, Campania e la Sicilia in prima posizione e poi eh, dopo la eh, Puglia e il Lazio. Quindi di fatto eh, c'è una certa coincidenza tra il bacino elettorale del Movimento 5 Stelle e l'elargizione del provvedimento, ma al di là di quello io credo che i primi danneggiati siano proprio le persone che l'hanno ricevuto, soprattutto i giovani del centro e sud, perché in questo modo ci si abitua a, a una mentalità di tipo di, di rassegnazione, mentre invece sarebbe necessario eh, lottare, quindi incentivare il lavoro per eh, puntare sulla produzione della ricchezza e non tanto sulla sua, sua redistribuzione. Quindi come tutti i provvedimenti eh, di questo tipo il rischio è quello di creare una dipendenza malsana che alla fine va a danneggiare paradossalmente proprio chi riceve il, il provvedimento ecco questo è il reddito di cittadinanza all'italiana in letteratura in realtà quando si parla di reddito di cittadinanza di reddito eh, minimo di reddito di base di reddito minimo garantito in inglese universal basic income si intende qualcosa di differente perché in realtà nella letteratura eh, si intende una erogazione monetaria periodica data a tutti, indipendentemente dal reddito, dal patrimonio, eh, dove l'unità è il singolo individuo e non è la famiglia, mh, indipendentemente dal fatto che la persona intenda lavorare, cerchi un lavoro oppure no. Quindi, una sorta di nuovo diritto del cittadino a cui corrisponde ovviamente, come sempre con i diritti, il nuovo obbligo del contribuente di farvi fronte. Questo comporta. Ancora di più eh, un incremento della pressione fiscale, soprattutto ai danni della classe media e medio bassa, dove sono concentrati i cosiddetti taxpayers, cioè quelle persone che eh, ricevono eh, benefici pubblici sotto la forma di servizi in misura inferiore a quanto pagano con imposizione fiscale. E, e Va a vantaggio ovviamente dei tax consumer, cioè quelli che ricevono di più di quanto, di quanto prestano. In qualche modo eh, è una prospettiva antisussidiaria perché si va a, a vedere come eh, poli esistenti solo più il singolo, infatti non rileva più la famiglia, e la comunità politica ed è la comunità politica a doversi fare fronte di questa di esercizione. Diventerebbe un aiuto stabile non temporaneo dato, dato a tutti. Ma perché? Si sta andando in questa, in questa prospettiva. Ecco, andando a leggere eh, quanto viene scritto dal World Economic Forum di Davos con riferimento alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale, lo Universal Basic Income, quindi questo reddito di base universale, viene visto come un tassello. Eh, indispensabili in un nuovo contratto sociale per far fronte alla disoccupazione tecnologica che viene paventata nella perdita di milioni di posti di lavoro a causa dell'automazione, dell'introduzione dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione. Quindi in qualche modo si va a eh, seppellire definitivamente la rivoluzione conservatrice di Reagan e della Thatcher che facevano leva invece sulla persona, sulla famiglia, sulla società civile ed è lo Stato sempre più che vuole farsi carico di tutti i bisogni dei suoi consociati dalla, dalla culla alla, alla bara. Quindi un vero e proprio paternalismo di Stato che sarebbe l'estrema incarnazione del, dello stato assistenziale. Quindi la filosofia sociale che ispira il reddito di cittadinanza è assolutamente di tipo dirigistico, è l'opposto della sussidiarietà, le persone vengono considerate in quanto cittadini, quindi tutti singoli, non in quanto membri di una famiglia o di una comunità. La prospettiva è che lo sviluppo deve essere guidato dall'alto perché le persone, le famiglie e la società non sono in grado di, eh, di provvedere adeguatamente a, a se stessi e alla propria crescita. L'obiettivo è come sempre questa prospettiva più eh, egualitaria e inclusiva eh, in un quadro dirigistico e di paternalismo di Stato. E come può, può funzionare? Ecco, la risposta ci viene dalla dottrina sociale della Chiesa e, e dall'esperienza storica. Papa Leone XIII nella Rerum Novarum diceva non c'è alcuna ragione di ricorrere alla provvidenza dello Stato perché l'uomo sotto la legge eterna e la provvidenza di Dio è provvidenza se stesso. E eh, Leone XIII avvertiva attenzione che se con prospettive di tipo socialistico le fonti stesse della ricchezza eh, sarebbero inaridite. E che quindi questa condizione di, eh, di uguaglianza, eccetera, sarebbe sì uguaglianza, ma nella, nella miseria. Papa XIII aveva visto giusto prima che iniziassero gli esperimenti di eh, socialismo reale. E di questa esperienza è stata poi. Questa, questa visione di filosofia sociale corretta è stata confermata nel 1991 da Giovanni Paolo II. Quindi quando ormai il comunismo reale iniziava a implodere perlomeno in Unione Sovietica. Quando nell'encicla del centesimo Sanus diceva lo stato assistenziale non funziona, provoca la perdita di energie umane ed è responsabilizzante, va contro l'autentica libertà e dignità delle persone. Gli aiuti devono venire secondo la prospettiva sussidiaria, non in modo statalistico, e devono comunque essere temporanei per, proprio per rispettare la dignità delle persone e aiutare le persone a rimettersi in piedi e a camminare con le loro, con le loro gambe. Ecco, la eh, prospettiva del reddito di base è una prospettiva di tipo redistributivo, quindi si considera la ricchezza come una, una torta che sostanzialmente non cresce, ci si concentra solo su come si devono tagliare le fette, dimenticando che il modo in cui si tagliano le fette va a influire sulla stessa dimensione della torta della ricchezza. Perché è chiaro che... Eh, con prospettive di assistenzialismo di questo tipo diminuiscono gli incentivi a, a, a lavorare, a aumentare la ricchezza. Quindi alla fine i danni, i danni andrebbero tutti proprio a partire dalle persone più, in condizioni più disagiate. Eh, le politiche fortemente ridistributive vanno a danneggiare profondamente la società civile perché vanno a scoraggiare quelle virtù sociali fondamentali per la creazione della ricchezza come la laboriosità l'austerità, la, la previdenza, virtù che potrebbero atrofizzarsi a causa di un mancato esercizio, lasciando poi alla fine la società come una somma di individui irrelati in cui il singolo si trova nudo di fronte al potere politico centrale, che quindi sì, magari gli dà il reddito di cittadinanza, ma potrebbe condizionarlo ad esempio all'osservanza di obblighi di vario tipo e quindi in questo modo oltre alla miseria si perderebbe ovviamente anche la libertà e l'autonomia personale e familiare. Da un punto di vista filosofico quello che occorre anche evidenziare è che la, ehm, la scarsità non è eliminabile in modo radicale. Queste prospettive di... Ehm, di creare il paradiso in terra, di dare tutto a tutti, vanno contro quella che è l'ordine delle cose e l'esperienza storica. Eh, Gesù nel Vangelo ricordava: i poveri li avrete sempre con voi. Eh, il filosofo cattolico francese Gustave Tibon diceva: per voler dare tutto a tutti bisogna essere Dio o avere solamente del nulla da offrire. L'esperienza storica è che tutti gli esperimenti di tipo socialistico, dal socialismo reale, nelle forme più più pesanti alle esperienze di stato assistenziale hanno sempre dimostrato che alla fine si blocca la crescita della società, si crea assistenzialismo, si crea corruzione e alla fine si crea una ristretta, più o meno ristretta, nomenclatura di persone che sono avvantaggiate perché sono vicine ai centri decisionali, mentre invece chi è più lontano alla fine si trova in una situazione di dipendenza e di, e di fragilità. Quindi se si vuole davvero bene i poveri, se si vuole migliorare la situazione, il focus deve essere spostato dalla distribuzione alla produzione, dal reddito al lavoro e ehm, il focus dovrebbe essere non sul singolo ma sulla famiglia e sulle realtà intermedie che innervano la uh, vita sociale ed economica di un paese. Ecco, quindi preso atto che il reddito di cittadinanza non può funzionare... Sorge spontanea come si dice la domanda, bene, ma che fare allora? Beh, ad esempio, si può partire da, ehm, dal concetto che la ricchezza non è una costante, ma può essere fatta crescere. Perché possa crescere, è necessario che il frutto del lavoro sia lasciato prevalentemente a chi lo produce a vantaggio suo, della sua famiglia, ma indirettamente di tutta la comunità. Eh, ci sono poi anche altre possibilità di interventi di politica sociale, anche economisti di area, chiamiamola liberale, ma nel senso di non socialista, come Milton Friedman e Fonayek, eh, dicevano che si può avere anche un'imposta eh, un negativa sul reddito in qualche modo per dare o parzialmente, come diceva eh, Friedman, o integralmente, come diceva Fonayek, un reddito minimo. Alle persone, quando il, la, il loro reddito percepito scende al di sotto di una certa soglia. Ma questo può essere fatto solo all'interno di una rivisitazione generale del sistema di welfare state. L'obiettivo è sempre quello di ridurre la pressione fiscale per dare spazio all'economia e alla società di svilupparsi nel migliore dei modi. Ecco, anche un politologo conservatore statunitense di nome Charles Murray nel 2006 proponeva dice sì va bene facciamo il reddito di base, lo universal basic income, però contestualmente andiamo a eh, smantellare lo stato assistenziale americano perché così com'è costa troppo e non, e non funziona. Quindi qual è la logica? È che si possano fare anche provvedimenti di tipo redistributivo, però bisogna farli con intelligenza bisogna farli in modo che non vadano a ostacolare eh, la, la voglia e il desiderio di lavorare, devono essere fatti in modo sostanzialmente da, eh, da non essere un incentivo a, eh, a sedersi e a eh, gravare sulla, sulla collettività. L'obiettivo dovrebbe essere quello di passare da welfare state a una welfare society, cioè da una solidarietà obbligatoria imposta per legge a una solidarietà volontaria dove sono i privati stessi che come capitava prima degli stati dello Stato moderno, eh, animati dalla fede e dalla, dalla, dalla concezione cristiana, avevano messo in piedi molte attività di aiuto di tipo assistenziale a, tut, a tutti i livelli che effettivamente avevano consentito alla società eh, di crescere e di svilupparsi. Quindi la prospettiva invece proposta è del, del reddito di base nella visione della quarta rivoluzione industriale e dell'agenda di Davos e quanto di più opposto a questa prospettiva perché lascerebbe eh, le società atrofizzate e le persone sole di fronte al potere politico e quindi sole di fronte a ogni tipo di ricatto possibile. E, e quindi sono eh, posizioni falsamente umanitarie, falsamente eh, come dire, buone, perché alla fine vanno, contrario, vanno proprio a, a danno delle persone più deboli, quindi vanno contrastate il più possibile.